Eccoci ritornati insieme in diretta e questa mattina vogliamo riparlare di una grande figura di santità legata davvero a stretto filo con San Pio da Pietrelcina. Abbiamo commemorato pochi giorni fa, potremmo dire, i primi 50 anni della morte. Mi sto riferendo alla figura importante e straordinaria della Beata Maria Madre Gargani. E per parlare di questo argomento e di un altro evento importantissimo collegato all'anniversario che insieme abbiamo celebrato e vissuto, ho qui con me ospite nei nostri studi Don Rino Morra, parroco dei Santi Pietro e Paolo a Morra de Sanctis, città natale della Sì. Madre, che ha vissuto un evento importantissimo. Lasciate allora, Don Rino, prima di vedere il servizio del direttore Stefano Campanella, spiegarci cosa è successo mentre vediamo le immagini. Allora, grazie a voi per avermi invitato e per noi è ancora vivo tutto quello che a 24 ore abbiamo vissuto con la visita delle spoglie mortali della nostra Beata Maria Crocifissa del Divino Amore, cittadina di Morra de Sanctis, ritornare nella sua parrocchia dove lei ha vissuto quel grande desiderio e conoscenza di incontrare il Signore, è lì che ha maturato la sua fede, il suo interrogarsi su come poter servire il Signore che ha incontrato proprio nella chiesa parrocchiale, dove ecco, la vediamo entrare adesso, ecco, dopo il suo grande pellegrinaggio, ecco, prima nel mondo come operatrice, nella scuola operatrice. Nell'Apostolo Sacro Cuore che lei stessa ha fondato e che adesso ritorna dopo un bel po' di tempo per la prima volta nella sua cittadina di Morra de Sanctis. Allora, Dorino, noi parleremo di questa prima parte, potremmo chiamarla così, questo primo tempo della vita della madre vissuto a Morra de Sanctis, appunto questa città che tra l'altro ha dato i natali anche a un grande della letteratura italiana, una cittadina davvero splendida che consiglio di visitare a chi non ci è stato. Ma prima di parlare di tutto questo, vediamo allora insieme un breve servizio riassuntivo del direttore Stefano Campanella riguardo all'arrivo della reliquia del corpo della Beata Madre Gargani a Morra de Sanctis e poi ritorniamo insieme a Dorrino. Condizioni meteo sfavorevoli su tutta l'area irpina hanno provvidenzialmente risparmiato Morra de Sanctis proprio alle 16:30 del 2 giugno, all'arrivo dell'urna con l'insigne reliquia del corpo della Beata Maria Crocifissa del Divino Amore, figlia spirituale di Padre Pio e fondatrice dell'Istituto delle Suore Apostole del Sacro Cuore, accolta da una leggera pioggia, quasi come da una benedizione del cielo. Dopo una breve sosta dinanzi al Palazzo Municipale e un primo atto di venerazione da parte dell'Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza-Nusco Bisaccia, Monsignor Pasquale Cascio, un corteo scortato dagli agenti di polizia penitenziaria l'ha accompagnata nella chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La sua chiesa parrocchiale, che evoca tanti ricordi, come ha evidenziato la Superiora Generale delle Suore Apostole del Sacro Cuore, Madre Hortense Yameogo, nel suo saluto. Maria Gargani ritorna nella sua terra e nella chiesa dove ha ricevuto i sacramenti e ha fatto il primo incontro con il suo sposo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. È anche in questa chiesa che è iniziato il suo discernimento vocazionale e ha promesso a Gesù di fare ad ogni costo la sua volontà. Proprio qui, a Morra, fu tormentata da una incertezza se scegliere lo stato del mondo oppure quello della virginità per il regno. E presa da una forza interiore nella Chiesa Madre, qui, si prostrò dinanzi all'altare del Gesù sacramentato e disse: Gesù, io non voglio scegliere la mia via, voglio fare ad ogni costo la tua volontà. Perciò mi abbandono nelle tue mani, nel tuo cuore, e disponi di me come ti piace. Così rimase sollevata e tranquilla. Tutto dunque è cominciato in questa chiesa. Prima di Madre Hortense è intervenuto il sindaco Vincenzo Di Sabato, che dopo i saluti istituzionali si è rivolto alla Beata dicendole: Ma soprattutto il mio saluto va a voi, Beata Madre, perché oggi ritornate in questa che è stata la vostra terra, da cui, da,
cui avete mosso i primi passi, da cui avete spiccato il volo per quella missione di sanità a cui vi siete sentita chiamata. Ma voi avete portato molti doni, non solo questo, ma avete portato anche il dono dell'esempio della vostra vita, dell'esempio spesa al servizio degli altri, dei più lontani, dei più bisognosi, dei più fragili. L'esempio delle vostre virtù, dell'umiltà, della semplicità, della fortezza, della temperanza, della carità. E questi sono doni che dovrebbero arricchire anche i nostri cuori. Voi che avete, dicevate spesso, ripetevate spesso nella vostra vita, omnia possum in eo qui me confortat, tutto posso nel nome di colui che mi conforta. A voi affido questa nostra comunità diocesana, questa comunità di Murra, affido a voi le vostre preghiere e fate che in questi tre giorni che ci accingiamo, grande spiritualità che ci accingiamo a vivere, possano i nostri cuori e le nostre menti possano ritrovare la forza, il coraggio, la speranza, così che anche noi possiamo essere capaci di costruire per questa terra un futuro migliore, un futuro che è fondato sulla solidarietà, sulla carità e sull'amore. Prendendo brevemente la parola, il parroco Don Rino Morra ha rivelato: oggi, dopo tanta tribolazione, siamo riusciti a 5 anni dalla sua beatificazione. E questo viaggio per la nostra beata voleva compiersi subito dopo l'anno della sua glorificazione e beatificazione da parte della Chiesa. Ma il Covid, ecco il tempo, come diciamo sempre, l'uomo propone, ma Dio dispone. Ma questo ci ha fatto andare avanti nella preghiera, e tant'è che oggi la nostra beata ritorna nella sua Morra de Sanctis per questo tempo di gloria, di preghiera, a 50 anni dalla sua salita al cielo, a 5 anni dalla sua beatificazione. Nell'omelia l'arcivescovo Cascio si è soffermato a lungo sul ruolo che la beata, come tutti i santi, deve avere per i cristiani. Una parte preponderante della missione della beata Maria Crocifissa del Divino Amore: insegnare perché si impari a conoscere, amare e servire Dio. Quando si fa riferimento al catechismo di San Pio X, uscito quando lei era una ragazza, il catechismo lo dice molto, molto chiaramente. Per qual fine Dio ci ha creato? Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Lei ha fatto tutto. Ha imparato a conoscerlo, ad amarlo, lo ha servito in questa vita e ora lo gode nel paradiso. La missione della beata è di essere maestra, e la maestra insegna la sapienza che è più grande di lei. E la beata Maria, maestra, ha insegnato sempre la sapienza che è più grande di lei. La sapienza dell'umanità nella sua cultura, la sapienza di Cristo, parola eterna di Dio. Però è stata maestra. Ha imparato e ha insegnato perché altri imparassero. È partita da Morra con Dio nel suo cuore.
da burra, ora che è tutta nel cuore di Dio. Amen. L'insigne reliquia del corpo della Beata Maria Crocifissa del Divino Amore è rimasta nel suo paese d'origine fino al 4 giugno. Poi è stata riportata a Napoli, nella cappella della Casa Madre dell'Istituto da lei fondato, sua ordinaria collocazione. E allora ringraziamo il direttore Stefano Campanella, abbiamo ripercorso la giornata dell'accoglienza della reliquia del corpo della madre nella sua città natale. Dorrino, a poche ore dalla sua partenza, quali sentimenti rimangono nel cuore dei morresi? Sì, sì, dei morresi. Sicuramente la gioia che li ha coinvolti, perché inizialmente era anche l'incredulità di riuscire, ecco, ad avere questi giorni di grazia con noi. Anche di speranza, perché dice realmente, partendo con lei come testimone del Vangelo, poter riscoprire il Vangelo e saperlo comunicare come ha fatto lei. Partendo da piccola già comunicava il Vangelo. C'è un bellissimo episodio nei suoi scritti che credo sicuramente tanti conoscono, che lei rivela a un certo punto che la prima comunione l'abbia quasi rubata, perché mentre c'erano dei missionari che quindi davano vita a incontri di preghiera, animavano la comunità, lei, presa fortemente dopo già tanto tempo che si soffermava davanti al tabernacolo in preghiera, il desiderio di ricevere la Santissima Eucaristia, lei, durante un giorno in cui altre bambine del paese di Morra de Sangs erano state preparate, educate al momento in cui dovevano ricevere la prima comunione, anche lei si mette in fila normalmente, all'insaputa dei genitori. Rivelerà poi, tornando a casa, che ha ricevuto l'Eucarestia. E i genitori sono commossi, sono presi da una grande emozione, magari mentre lei poteva aspettarsi forse un leggero richiamo, invece lei rivela che il papà l'abbracciò e la baciò, ed è un grande segno questo di oggi, soprattutto di testimonianza per i grandi catechisti che nel loro piccolo, in tante parrocchie, svolgono questa missione evangelizzatrice di preparare i bambini oggi a ricevere la Santissima Eucaristia. Dorrino, abbiamo tanti motivi su cui riflettere, a partire anche dalle parole che abbiamo ascoltato dell'arcivescovo Pasquale Cascio, ma anche della Madre Generale, delle Suore Apostole del Sacro Cuore. Io ti invito allora a restare qui con noi, perché adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme per parlare di questa straordinaria figura di santità. Restate con noi. Eccoci ritornati ancora nei nostri studi, con noi c'è sempre Dorrino Morra, parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Morra de Santis. Stiamo rivivendo questa tre giorni in cui la reliquia del corpo della Madre Maria Crocifissa del Divino Amore, Madre Maria Gargani, familiarmente conosciuta, è ritornato in quella che è stata la sua città natale. Abbiamo visto alcune immagini, le stiamo vedendo anche in questo momento, dell'arrivo venerdì 2 giugno, una giornata che è stata contraddistinta dalla pioggia. Prima dicevamo anche a telecamere spente, Dorrino, che tutto il programma era previsto all'aperto, sì, per quanto riguarda, ecco, le varie funzioni, le varie cerimonie. Purtroppo il tempo non ha accompagnato, ma sono state comunque tante le persone che si sono recate a rendere omaggio alla madre. Sì, sì, infatti già dalle prime ore del pomeriggio la gente si è iniziata a predisporre in piazza, non importa la pioggia, con gli ombrelli hanno atteso tutto. È stato poi un cambiamento momentaneo di programma in quel momento, ma proprio per salvaguardare e poter dare tanta attenzione al trasporto della teca, della reliquia della nostra Beata. Proprio per questo poi abbiamo optato all'ultimo momento di fare tutto in chiesa, ma tutto è stato rispettato. Allora, Padre Pio, parlando della sua città natale, Pietrelcina, diceva tutto avvenne là, ricordando un po' quelli che sono gli esordi dei primi fenomeni mistici e comunque poi anche i germogli della sua vocazione. Potremmo dire che con Madre Gargani è avvenuto lo stesso. Morra de Santis, questa cittadina così bella, così particolare, che porta ancora le ferite del terremoto dell'Irpinia. Sì. Ecco, in qualche maniera è stato quella che è stata per Pietrelcina davvero la terra in cui è sbocciata la sua vocazione. Sì, è proprio in questo modo, perché anche Maria Gargani da piccola
inizia incuriosita a frequentare da sola la parrocchia. Ci si reca spesso quando la parrocchia è aperta, partecipa alle celebrazioni e si accorge di essere attratta dal tabernacolo, dove lei si ferma da sola in preghiera. Forse molti adulti al tempo non comprendevano perché questa bambina piccola era attratta così tanto dal tabernacolo e come lei si soffermava in preghiera, preghiere semplici che lei in quel momento poteva dire con cuor suo. Molti infatti non la sentivano tanto proferire parola, era lì, però era attratta dal tabernacolo. Ed è così attratta che inizia a svegliarsi quel desiderio di voler conoscere. Dobbiamo pensare che Maria Gargani viene subito battezzata 8 giorni dalla sua nascita, come così avveniva un po' nel tempo, ecco, inizio 1900, uh-huh. per le tante paure, anche di magari delle morti improvvise dei bambini, e quindi di ricevere subito il sacramento. E noi conserviamo ancora il fonte battesimale, ma non come un qualcosa posto da parte, ma viviamo e ancora oggi tanti bambini della comunità ricevono il battesimo a quella fonte. Non a caso anche durante i giorni della sua permanenza abbiamo avuto occasione di vivere una liturgia battesimale, quindi rinnovando insieme. Lei è attratta dal tabernacolo e lì conosce Gesù in un modo profondo, in un modo che non lascerà più e la guiderà poi all'incontro con San Pio e ad approfondire la spiritualità. Io voglio citare una frase che Madre Gargani ha detto subito dopo una meditazione profonda dinanzi all'altare di Gesù sacramentato. Madre Gargani scrive, dice: Gesù, io non voglio scegliere la mia via, voglio fare ad ogni costo la tua volontà, perciò mi abbandono nelle tue mani, nel tuo cuore e disponi di me come ti piace. Questa frase è, come dire, è nata dopo l'incontro con Gesù sacramentato nella parrocchia che tu, sì. Che tu guidi, che tu servi. E questa scelta, questa vocazione poi si è esplicata in maniera profonda, lo ha detto anche l'arcivescovo Cascio in un passaggio dell'omelia che abbiamo ascoltato, nell'educazione dei ragazzi, quasi una sorta di anticipazione, potremmo dire, sì. così, di quello che è stato poi il suo compito nella Chiesa nel corso degli anni. Sì, ecco, Maria Gargani con l'incontro con Gesù e con questa sua frase a conclusione di una meditazione e di un momento di adorazione in chiesa, lei si affida, è un affidamento personale che lei fa al cuore di Gesù. E si farà guidare. Certo, non mancano le tribolazioni, perché lei interiormente cresce con la sua intimità e profondità spirituale e non comprende tante volte perché è mandata poi ad Avellino presso le sorelle che provvederanno anche alla sua formazione. Le sue sorelle maggiori erano già insegnanti di scuola elementare del tempo e quindi provvedono alla sua educazione e formazione. E cresce la sua ricerca e allora è lì che lei si affida, perché comprende che deve seguire quello che in quel momento viene posto davanti alla sua strada come volere di Dio, mm-hmm. anche se lei avrebbe avuto subito desiderio di magari essere presentata a un ordine religioso, certo. come poi cercherà più volte a cui poter accedere. E diventando insegnante, come dicevi giustamente, lei vive appieno questa missione. Dobbiamo, come ben sappiamo, la collochiamo all'inizio del 1900. Il nostro paese, l'Italia, vive momenti particolari e poi a cavallo tra le due guerre, dove lei si rende conto e vive questa dedizione. E abbiamo anche un legame. E riflettevamo nei giorni in cui era a Murra de Sanctis e come prima ho detto durante la celebrazione. Maria Gargani viene beatificata il 2 giugno, che è una data particolare per il nostro paese, certo. Italia. È quasi come se la Chiesa, tutta lo Stato, riconosce quel suo servizio come insegnante in un'Italia particolare e lei rende conto che insegnare, educare, alfabetizzare quelle bambine e quei bambini di quel tempo nei vari paesi dove si trova inviata come maestra, come insegnante, è un grande compito per preparare la società di domani. E in quel momento anche custodirli ed evitare un percorso negativo. Uh-huh. È stato sottolineato anche nel servizio prima del tuo collega che era stata scortata dalla polizia penitenziaria. Chi oggi custodisce chi in qualche modo commette un errore, ma poi lo custodisce perché deve essere riabilitato, inserito. Ebbene, questa attenzione abbiamo voluto dare anche, perché lei vuole, come dire, prevedere prima il male.
formando, educando, istruendo, perché possano i bambini, diventando uomini del domani, essere la società buona che conosce, sa leggere il suo tempo e quindi può veramente evitare il male. E in effetti a questo aspetto, probabilmente anche poco conosciuto, della madre, di Madre Gargani, l'arcivescovo Cascio ha voluto in qualche maniera soffermarsi ed esplicare, perché ha detto la missione della Beata è essere maestra, appunto, ha imparato e insegnato perché altri imparassero, è partita da Morra con Dio nel suo cuore ed è tornata a Morra ora che è tutta di Dio. Le aree interne, ecco, i piccoli paesi come quello da cui tu provieni, Dorrino, davvero hanno bisogno di queste figure importanti. Io direi che probabilmente Madre Maria Gargani può essere iscritta a tal titolo come una protettrice particolare, perché se pensiamo poi anche ai paesi del subappennino dove ha servito, insomma, non è stata in grandi città, non ha fatto grandi opere in grandi città, ma nel piccolo quel seme è cresciuto sempre di più. Lei proprio questo affronta, perché man mano che è sempre di più alla ricerca della sua vocazione, come dicevamo, poi ha modo di incontrare anche Padre Pio da Pietralcina, San Pio da Pietralcina, e ancora cresce, e anche lui la frena, ancora la frena nella scelta che lei chiedeva, nelle sue colloqui spirituali, nella sua corrispondenza con lui. E allora lei a un certo punto, ecco, ancora da maestra, da laica, da sola, a proprie spese, poiché giustamente nelle ore di lezione non poteva parlare del Vangelo, non poteva parlare, fare catechesi, lei stessa a sua spese decide di affittare un'altra piccola stanza dove può permettere ai bambini di incontrare, sempre attraverso la formazione, incontrare il Signore. Ed è lì che lei si dedica alla formazione dell'azione cattolica, alla formazione e far conoscere il Vangelo, perché lei possa così essere un'insegnante completa, un'insegnante della ragione e della fede, perché insieme camminano, un'insegnante dell'intelletto e del cuore, amare conoscendo, conoscendo per amare e così poter formare l'uomo. E continua questa grande sua dedizione e lo fa fino in fondo, anche forse soffrendo, perché vede che non riesce a realizzare il suo compito, quando anche si presenta alle suore brigidine dove chiede di poter entrare e San Pio giustamente glielo nega, ma anche il no arriva dallo stesso ordine. Mi sembra poi chiederà anche alle suore agostiniane, e lì la stessa risposta del no. E lei però non si ferma e non si perde d'animo, non si sottrae a quel compito di educare, istruire e formare l'uomo della società in un tempo particolare. Come dicevi tu, nei piccoli centri avere delle figure di riferimento, come oggi lei parla alla nostra società, tanto particolare, tanto evoluta, ma che poco si ascolta, forse poco si ama, poco interagisce, anche se abbiamo tanto. Allora queste figure particolari che vengono dalla periferia, e oggi lei è una beata, e ci fa anche incontrare quanto Papa Francesco ci ha detto, la santità della porta accanto, noi non riusciamo a vedere, ed è della porta accanto, è molto bello questa affermazione di Papa Francesco, perché noi spesso pensiamo che tutto debba venire da lontano. Se parliamo del Vangelo, anche lì abbiamo ascoltato nel Vangelo, può venire mai qualcosa di buono da? E lì quel da possiamo metterci ognuno di noi, quando spesso magari non ci sentiamo pronti oppure pensiamo di non essere ascoltati nel momento in cui portiamo e parliamo del bene. Allora Dorrino, abbiamo un minuto prima di chiudere questo spazio così bello dedicato a Madre Gargani. Sottolineiamo e ricordiamo che anche San Giovanni Rotondo ha voluto in qualche maniera stringere di più il legame con la madre, con questa figlia prediletta di Padre Pio, attraverso l'intitolazione di una piazza. Abbiamo anche seguito nei giorni scorsi questo evento così importante. C'è stato anche il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che ha commemorato il 50° anniversario della nascita al cielo della Beata. E io credo allora che questo legame debba continuare ad essere fortificato e implementato, perché abbiamo davvero due grandi figure, e San Giovanni Rotondo e comunque Morra de Santis, che in qualche maniera ci guardano dall'alto, e speriamo che tutti possano coinvolgerci
entrambi verso la santità che tutti auspichiamo e a cui tutti siamo votati. Grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi, gentilissimo. È stato un piacere ospitarti, ovviamente torna nei nostri studi quando vuoi e ti ringraziamo davvero di cuore. Noi ci fermiamo ancora una volta per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme con il nostro programma quotidiano.